Mostra d'oltremare blindata per l'arrivo del Presidente del Consiglio per la giornata conclusiva dell'Assemblea Nazionale sul Mezzogiorno, prima di Renzi a salire sul palco del Pala Congressi. Per il confronto su governo e sviluppo, moderato dal direttore del Mattino Barbano, l'imprenditore dello shipping Manuel Grimaldi, secondo il quale le navi diventeranno sempre più una dorsale parallela alla rete autostradale. Parola quindi a Ivan Lobello, Presidente di Unioncamere, che ha definito l'Assemblea come un'occasione importante per il Sud, auspicando di poter avere un De Luca anche per la sua Sicilia. Tra gli interventi più attesi, premier a parte, quello del presidente di Confindustria, il salernitano Vincenzo Boccia, che ha ringraziato Renzi e De Luca per aver rimesso al centro la questione meridionale. Boccia ha dato anche il suo giudizio sulla proposta del governatore De Luca sulle 200.000 assunzioni. Quando ieri, cioè, me lo hanno detto, mi sono un po' impressionato, ma questo non è una novità per noi salernitani, perché conosciamo De Luca da tempo e quindi ci ha abituato, diciamo, ad impressionarci. E quindi, diciamo, questo non mi ha stupito. Dal titolo ho detto: domani che cosa devo dire? Una cosa contro il governatore De Luca, perché 200.000 posti di lavoro sono una cosa che attengono alla domanda. Poi però, siccome abbiamo detto che non ci fermiamo ai titoli e approfondiamo, occorre rinnovare la pubblica amministrazione in una logica di una pubblica amministrazione 4.0, efficiente e con nativi digitali che devono costruire la nuova modernizzazione della pubblica amministrazione. E se questo entra in un intervento organico di politica economica, in cui crescita, infrastrutture e questa dimensione sono parte di un unico intervento e non un pezzo, e se non, come dire, attiene ai deficit di bilancio e quindi si costruiscono all'interno dei saldi di bilancio delle operazioni in cui tutto questo arriva, anche nella logica del rinnovamento della pubblica amministrazione italiana, e allora, approfondendo, devo dire che mi ha impressionato sulla prima fase, ma devo dire che ha ragione nella seconda fase, perché ho studiato, caro Presidente De Luca. Prima dell'intervento conclusivo è ritornato sul palco il governatore, che ha ringraziato il premier che con la sua presenza ha detto ha sottolineato la centralità del sud della Campania, ribadendo i punti della proposta dei 200.000 giovani da assumere nella pubblica amministrazione e la necessità di sburocratizzare il paese. De Luca ha anche zittito alcune proteste giunte dalla platea, chiedendo di lasciarlo finire. Chiusura con l'intervento di Renzi. Felice di essere tornato a Napoli, il premier si è scusato per il ritardo, sottolineato da De Luca. Si è poi detto d'accordo con il governatore sulla necessità di superare la spesa storica in sanità. Con la riforma costituzionale, comunque, ha aggiunto, se passerà, non ci sarà più disparità tra le regioni nell'accesso ai farmaci. I soldi nel Mezzogiorno noi siamo pronti a metterli tutti, e anche, non lo dite a De Luca, di più di quelli che abbiamo messo fino ad oggi. Perché il tema delle risorse in Italia è stato largamente il problema della mancanza di risorse, sovrastimato. Quello che è mancato in Italia non sono stati i soldi, che ci sono stati e spesso sono stati buttati via, è mancato un disegno organico. Io penso che il disegno organico sia questo: il mondo che è sempre più difficile da capire, l'Italia che ha un ruolo sempre maggiore, l'Italia che deve cambiare l'Europa modificando le regole del gioco, e l'Italia che al proprio interno deve dare una mano a chi non ce la fa. Per esempio, noi dovremmo individuare soluzioni nuove. Noi stiamo lavorando con Poletti per la cosiddetta protezione sociale, che non è la protezione civile, e io affermo che il principio di De Luca per cui se ti do i soldi tu devi lavorare sia un principio sacrosanto, perché non posso pensare che lo Stato dia il diritto ad avere un salario senza il lavoro. Da questo punto di vista sono totalmente d'accordo, ma che questo si produca e si concretizzi in un numero preciso di lavoratrici e lavoratori nel pubblico impiego è oggi, a mio giudizio, difficile da definire. Quello che è prioritario è riuscire a dire che finalmente si sbloccano le realtà che devono essere sbloccate, si premiano le amministrazioni che accettano la sfida, si mandano al bando quei meccanismi assurdi che qualcuno qui ha definito meccanismi porcherie, diciamo, clientelari. Noi abbiamo riempito di soldi quegli imprenditori che vorranno investire nei prossimi mesi. Industria 4.0 avrà 12 mesi di tempo, ma permetterà di tornare a creare occasioni di sviluppo ovunque.